Mister, si riparte con il girone di ritorno contro un avversario che abbiamo già detto varie volte, diverso dalla prima giornata di campionato. Sì, è molto diverso. È un Castelnuovo che è cambiato tanto dalla prima giornata di campionato, anche se devo dire la sincerità mi ha fatto una grossa impressione. Lì è stata una partita strana perché loro venivano da un ritiro, diciamo, partito in ritardo, quindi non stavano bene fisicamente. Però il Castelnuovo è una squadra che sta facendo benissimo, è terza in classifica, perché se gli ridiamo il punto di mezz'azione è a pari punti con la Flaccoporto. È una squadra che ha dei giocatori importanti in rosa, è una squadra molto strutturata. E poi da adesso, da domani, inizia un altro campionato. Il girone di ritorno sembra un campionato, diciamo, meno tecnico, più temperamentale. Noi da quel punto di vista dobbiamo crescere tanto, dobbiamo capire che nel girone di ritorno dobbiamo portare a casa anche delle vittorie un po' sporche, perché difficilmente le squadre che ti affronteranno ti faranno giocare a calcio, quindi noi da quel punto di vista dobbiamo cambiare, diciamo, atteggiamento. Per quanto riguarda Ferraioli, si è tornato a disposizione, adesso devo valutare se far giocare lui o confermare Massarotti, però da quel punto di vista, a parte i soliti, Pepe e Antonelli, si è allenato, diciamo, un po' a parte con noi, e Oses, ho tutto a disposizione, se da quel punto sono contento. Ti sei già fatto un'idea di quello che potrebbe essere il cammino, soprattutto poi che aspetta il Teramo da gennaio, insomma, impegni complicati, e ci sarà anche la finale di Coppa Italia. Sì, è vero, però adesso pensiamo a domani, poi è normale che se vai a vedere il calendario, il mese di gennaio, secondo me, non dico che è fondamentale, ma è molto importante per il nostro futuro, perché affronteremo, diciamo, quasi tutte le squadre più forti del girone, poi c'è anche la finale di Coppa Italia. Però adesso l'importante è pensare domani a Castelnuovo, partire alla grande girone di ritorno, cancellare tutto quello che di buono si è fatto nel girone andata. Dobbiamo avere mentalmente la mentalità di una squadra che non si deve mai accontentare, consapevoli del buono che si è fatto, però ancora non abbia fatto nulla.